Signorino Giovanni. Quando, 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 quando ti deciderai. Il vino, sì, sì. Sei sudato? Non lo so, forse. Hai appetito o bevi un marsala? Giovanni. No, no, niente. È quasi pronto. Va bene, vengo. Ne hai appetito, eh? Mm? Vuoi ancora un po' d'olio? No, no, buona, buona. E Filomena si è alzata alle 6 stamattina per farti la caponatina che ti piace. Filomena ci sotterra tutti, ah, Filomena. Basta, grazie. E in tribunale? Come va in tribunale? Non ne parliamo. Una confusione. Sì. Beh, io lavoro, sai. Giovanni, scusa, mi lasci solo il fondo, un pochino. Giusto il sapore. Grazie. Ti ricordi Rosalba? Rosalba Pettinato. Ah, che fa? Sospira. Per chi? Mi ha chiesto di te in chiesa. Ah, beh, e allora? Sarebbe una sposa esemplare. Tu hai bisogno di una donna seria, di una donna. Sorelline mie, ce ne vorrebbe una come voi. Beh, c'è ancora tempo. A 35 anni un uomo... è ancora un ragazzo. E come sei buono tu. Io mi domando, non abbiamo fatto nulla per meritare questo paradiso. Ecco. Ah, vabbè. Io vado a farmi il riposino. Non lavorare ancora, Giovanni. Non ti stancare troppo. Dormi. Domani c'ho l'udienza. Bella. Però questa scappa. No, non c'è da fidarsi. Scappa questa. Ah, infedele, mannaggia. Magnifica. Un lungo weekend. Venerdì, sabato e domenica. Sì, sì. E forse pure lunedì. Lunedì! A Capri con te. A Capri me ne vo. A Capri me ne vo. E tu per Capodanno che mi combini? Coriandoli, champagne. No, no, io me ne vado all'estero. L'amante, il marito. Bacio il marito, sogno l'amante. Hai capito? Vabbè, va. Signorino,
signorino Giovanni. Uè. Dicono che è urgentissimo. Pronto, avvocato. Pronto, avvocato Percolla, chi lo vuole? Eh? Che tali, dove dentro? Ah, tu sei, dimmi. Mm? Come? 100.000 nessuno lo vuole. Una giapponese. Una giapponese. Ah, una giapponese. Pronto. Notaio lo presti. Certo. Davvero? Vengo subito. Ho mal di testa. Vado a prendere un cachet. In farmacia? Vengo subito. Siete tutti a letto? Sì, papà. Sì, tutti. A letto. E allora, dormite. Chi è? Sono io, Giovanni, apri. Ah. Mettiti gli occhiali. Ma quanti camurrichi hai? Cammina. Caspita. Sciacquata, Avanti, avanti, sangue di giù, da girala. Non c'è manca niente. È meglio della Maria. Ste femmine orientali turbano il sangue. Com'è la pelle? Di bambina. Di vergine. Di seta. Medievale. Soda. Non posso più guardare, mi ha accecato. Però 100.000 lire. Questi giapponesi hanno perso la guerra, ma se stanno rifacendo. È la scienza, signori, è la pazienza. Sono cadavere secco dentro il vestito. E allora che decidete? Chi concorre alla spesa? Certo. Un momento. Però bisogna toccarla. No, non si tocca. Lascia stare. Prima la compie e dopo la tocca. Sì, è me. Prima la compie e dopo la tocca. Sì, è inutile che guardi. Per favore, fatemi guardare. Il futuro è arrivato. Ma la tempera current è... Come ti chiami? Mushi Mushi. Mushi Mushi si chiama. Mushi Mushi. Guarda come sorride. Apre e chiude gli occhi, pare vera. Respira. Non tocchiamoci in mano, se no ci bruciamo. Caro avvocato, finiremo con sposare donne di gomma piuma per vivere tranquilli. Ma, invece di mantenere delle cretine, ah? Che dici? E poi, sono sempre di cattivo umore. E rompono sempre... Calma, signore. Va bene, di gomma piuma, ma sempre una femmina e... Se uno potesse spogliarla piano piano... Come no? Che dici, scannapiede? Domani le compro un vestito, va? Ma che ha intenzioni serie? Ce la buttiamo addosso al notaio. E se gli piglia l'infarto? Non vi preoccupate, passiamola presto. Lei che è responsabile dell'igiene pubblica. Potrebbe essere utile, no? Beh. Ne ordiniamo un bastimento. Un bastimento? Uno solo, per Catania. La baci, notaio, la baci. Come ci pare, notaio. Come ci pare. Ma è calda. Sì. E a transisto. Bella. Ha la temperatura del corpo umano. Un altro bacio, notaio. Sono notaio, Savasassi, augure figlie maschi. Musci, musci. Sì, vabbè, però sentirsi dire all'orecchio da una donna vera. Certo. Eh no, tu resta con Mushi. Come ti chiami? Che te ne fotte? Gentile. Vieni. Oh, bello, artistico. Sì, molto artistico, cammina. Bella sei. Bella e citigna. Ehi, attento. Ma che stai facendo? I crepi di Shin? Oh! Sciurusa. Oh!
Giovanni! Che zio, mi stai con me? Zietto, ancora studi a quest'ora, che fai? Faccio quello che non fai tu, lavoro. Bravo. Tu piuttosto. È una pratica urgentissima, zio. Ma che pratica, Giovanni, via, via. Questo non è il momento, né il luogo. Ma che dici? E ci sono le cause da mandare avanti. Sì, lo so, zio, va bene. Via, via, non ho altro tempo da perdere. Vado. Domani, domani. Amoni, alzati, alzati. È Muscarà, Scannapiego, mi trovano un posto da me. Sti ragazzi. Allora, dove eravamo rimasti? Vola Z56 delle 10:50. Perfetto, vieni. Ciao. 5 minuti d'anticipo portarvi. Devono aver saputo che stavamo qui ad aspettare. Giovanni, Giovanni, come sono? Falle scendere prima. Un aereo pieno di svedesi. Ah. Se non escono subito, io salgo i muri. Isci! Ancora pochi minuti, coraggio. Ma quante sarà? Ma che le so che sono il pelo? A me me ne impastano già. Sì, me rispetto parlando, io sono là. E questo chi è? Lo conoscete? Ma chi? Ma che vuole? Chi? Picciotte, chiappio polvere, spara! Allora, in bacio, allora in bacio! Diego, guarda quella. No, a me Ghibbia non mi piace. Che per da Ghibbia mi piace? No, quelle piacciono a me. Ne vedremo, eh? Barone Paterno? That's Barone... funny, you are very lucky. Are you I am Barone Paterno. Yes, oh, I am big Costello. Big companion. The three companions very come good. Here, I am big car for three companions. Come on, attention, attention. Hoopla! Dei cavalizie, sì. Tacchino! Tacchino! May I help you? Why not? Only 1 minute, please. Only 1 minute. Only 1 minute. Taxi private? No. No. One moment. Uè, che bella imbarcata. Fino a domani mattina sono a posto, mi voglio saziare. Ragazzi, attento al colpo del cosacco. Buono. You want the luggage? Come on, give them a ticket. Tickets, come on, tickets. Thank you very much. 30, 62, 70, sangue dal naso devono buttare. Le cose di Dio le devono mostrare. Con permesso, please. Attenzione. Oh, aspetta, questa è mia. Tu è? È mia. Permesso. Come to me, please. Vous français, mademoiselle. Do you speak English, miss? Usted habla spagnolo, signorita? Luggage ready. Tu vai via. Ecco qua le valigie, erano due, vero? Right. Adesso andiamo my car. My car, contenta? Taxi private? No. No. Thank you. Il mio nome è Giovanni. Ecco sa. Tenga, qua. Grazie. Ah, one moment, aspetta un momento. Miss, please, taxi private, Scannapiego Company. Oh, yes. Oh, yes, yes, let's go. Welcome in Sicily, my beauty. Ecco qua. Tu molto gentile. Io, italiano. Thank you.
dimmi verità. Questo no, vero taxi car. Ma no, questo piccolino, Lucky, piccolino come te. No, 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 I take my bagage, I want vero taxi. No, ma con questo arriviamo prima e poi no money, non si paga. Ah, no money, good, ok. Good, ok. Bravo, Monica, very good, nice car. E chi sta qui? Mia zia. Ale, ale, andare, andare. Poca spesa, very inexpensive. Molta pace, very quiet. Io conoscere piccolo albergo, little hotel, dove tu molto incantata. No, no, io credo non possibile. I have reservation. Eh? Io prenotaccio albergo Taormina, tu capisci? Taormina? Ah, oh, very nice, beautiful. Tu voler andare a Taormina? Yes. Oh, ok, yeah. Ok, Taormina molto romantico. Posto di innamorati. Lovers, capisci? Amore. amore, lovers, come fate voi stranieri l'amore? Noi molto più bravi, noi siciliani abbiamo fuoco, capisci? Fuoco. Com'è fuoco in inglese? I don't remember. Ah, fire! Fire! Marvelous, beautiful, bello, bello, bellissimo. Acqua di ciumi, sonno e dovrazza freschi di maga. Io sogno un persico che ci sporca la vita. Vi understand? No. Acqua di fiume, sono le tue braccia fresche di maga. Capisci? Io sono una pesca a cui sporca la vita. I'm a peach and you suck my life. Siamo arrivati. Suck my life. Succhi la mia vita. Succhi my life, succhi, spolpi, capisci? Succhiare la vita. Uno ama e tu succhi. pardon. Gentile. Stanca? Tired? No, incantata, sole, fare bagno, come on, be my host. Come no, certo. Tu mi piace perché dire sempre sì. Oh, ecco qua, siamo arrivati, il gradino. Conosceva bene qui, Latin lover. Sicilian lover. Fantastico. Ah, grazie, grazie per andare. Aspetta un momento, aspetta, ecco qua. Grazie. Bravo, grazie a te, bravo, bravo. Beh, fila, fila, vattene, via, via. Ecco. Io fare piccolo bagno. Tu pazienza, 2 minuti. Anche mezz'ora. Io pazientissimo. Mia brama. Oh.
Bravissimo! What's your mind? Cosa volere fare? Piccolo bagno, together, io e te. Perché no? No. Io sembrare grande, invece... piccolissimo. Che bella schiuma, bianca, soffice. Oh, quanta ce n'è, ma quanta! Che razza di scherzi. Chi è? Ma non sa. Open the door. Vai, apre. Apro. Open, open. Giovannino, che fai tu qua? Buongiorno. Voi avete suonato, io ho aperto. Sei tutto zuppo, Giovannino. Che hai fatto? Con rispetto parlando, sono marchese sudo. Complimenti, marchesa, la trovo molto bene. Grazie, ma Ninetta dov'è? Ninetta? Quale Ninetta? Giovanni, chi era? Ninetta, amore mio, dove sei? Mamma, sono in bagno, vieni. Non vi ho visto all'aeroporto. Chi andava a immaginare che l'aereo sarebbe arrivato proprio in perfetto orario? Ma tu, Giovannino, non mi hai detto che ci fai qui? Beh, veramente io mi trovavo all'aeroporto e... No. E ho incontrato Ninetta, sì. Anzi, mi ha detto che avete rimesso a posto l'albergo. Sì, adesso è molto più, molto... Ma scusa, come hai fatto a riconoscerla? Sono tanti anni che stai in Svizzera. E quando partì era una bambina. Ma forse è stata lei a riconoscere... Ecco, sì, è stata lei che mi ha riconosciuto. Capisco. Vabbè, io adesso mi scusi tanto, ma devo proprio scappare. Mi scusi anche con la Marchesa e Ninetta, ma devo tornare a studio. E poi sono tutto sudato, devo pure cambiarmi un sacco di cose. Mi scusi tanto, eh. Complimenti, Marchesa. Arrivederci. Beh, Ninetta, quando si può salutare? Dudu la certa venne sorpresa in una situazione meno compromettente della mia. E la sera stessa dovette fare la promessa di matrimonio. Ma che compromesso? Tu sei innamorato, un taruto preciso. Ma la faccia del marchese com'era? Mistero. Cameriere. Comandi. Un punto e mezzo. Sì, e signor. Quattro caffè. Sì, signor. Felipe, docente. Uno zabaglione per me, per piacere. Bene. Non si sa mai. Ma va, cretino. Ma tu, che ci facisti, eh? Insomma, da uomo a uomo, insomma. Niente, vi dico, niente. Ma come niente, Giovannino? Tu, solo, in una stanza d'albergo, con una ragazza come Ninetta, nuda. Eh beh, certo. Insomma, che devo fare? Se fossi in te, sai che farei? Scriverei una bella lettera di spiegazioni al marchese. A, B, C e D. Oppure agirei come Ercolino Natale, che fece la sua fortuna emigrando in Sud America. E là diventò il re delle noccioline. Ho capito, va. Ora vado a casa. Mi corico. E quando non c'è più pericolo mi avvertite. E indovina chi essere? Era proprio divertente scoprire come un playboy di Catania. Anzi, un Cosmo, è così che li chiamate, vero? Circuisce e conquista una straniera. Facile divertirsi alle spalle degli altri. Ti sei divertito anche tu. Mi avevi quasi convinto, sai. Ui, mi sono detta, questo sì che è un uomo. Mica uno svizzerotto. Perché? Che fanno gli svizzerotti? Oh, perdono tempo. Tu invece, Zack, subito al sodo. Buccamo. Che c'è? Ci osservano. Non sei più una straniera qualsiasi, ma la marchesina Marconella. No, non essere sciocco. Sai che cosa mi ha detto papà? Che? Che quando avevo 5 anni e tu 15 mi ha chiesto in sposa. Giochi di ragazzi. Senza nessuna importanza. Lo credo bene. A me sembra che tu prenda tutto un po' troppo sul serio, sai. Addio, Ninut. Ti piacciono? Beh, un po' troppo mini. Vediamo se c'è la mia misura. No, proprio ora. Dai, perché? Hai da fare. No, da fare no, ma... Ninetta! Françoise! Quando sei arrivata? Hier, je reste 3 jours.
Écoute, je te telefonerai, mais je suis très pressée maintenant, d'accord? Ciao. Siamo state per 2 anni compagne di scuola. Ti piace? Carina, no? Giovanni? Eh? Scusa, vieni un momento. Sì. Che te ne pare? Coraggio. Certo che a vederti così... Ti va? Bello, bello. Che faccio? Lo prendo? Io... lo prenderei. Ma allora vado, eh? No, un momento. Ti dispiace aiutarmi? Slaccialo. Lo slaccio? Ecco. Fai un nodo. Un nodo? Non è mica facile, sai. Fa un caldo qua dentro. Giovanni, che hai? Ti senti male? No, perché? Hai una faccia. Sto benissimo. Solo un po' sudato, ma sto benissimo. È proprio il modello. Forse è meglio l'altro. Senti, io posso pure uscire. Che sto a fare ma qua? No, aspetta. Vado... un secondo. Mettiti là. Girati. Così? Ma non te ne andare, però. No, no, sì, sì. Alto là! Giovanni, che fai? Vieni, ma sei vergognato! Ti piace guardare le donne nude, eh? Le bambine, schifoso! Io cercavo, no? Giovanni, ti prego! Cerchi qualcuno che ti spacchi la faccia! Vattene, vai! Mafioso da cortile! Che hai detto? Mafioso da cortile! Che hai detto? Io ti denuncio, ti distruggo, sai! Ti denuncio, ti mando in galera! Io sono avvocato! Giovanni, che ti è successo? Sì, sì, mi vesto e andiamo. Non preoccuparti. Mio Dio, non sarà una paralisi. Ma che paralisi? Non dica sciocchezze. Giovanni, ti prego, smettila di altolare. Papà è bravissimo, sa tutto. Vedrai, ti rimette subito a posto. Sta buono. Buono, buono. È una semplice lussazione. Se papà ti dice che non è niente, fidati. Fermo, fermo così. Buono, Giovanni. E... Allora, passata la paura? Cora, ora puoi parlare. Posso parlare? Oh, prendi un erbatoio, ti passa subito. Grazie, eh? Di che? Grazie. Tra qualche minuto è pronto. Resti a colazione con noi, Giovanni. A colazione? No, no, grazie, veramente. Ho un appuntamento, un impegno d'affari. Gesù, sono quasi le 2. Non fare complimenti. No, no, grazie. Grazie tante, Marchesa. Arrivederci, grazie. Ti accompagno. Molto gentile. Stai meglio? Non mi sembra nemmeno vero. Beh, allora io vado, eh. E grazie di nuovo. Grazie a te. E di che? Di avermi difesa. Mi sei piaciuto, sai. Figurati. Ti sei comportato da uomo. È stato molto bello. Ninetta, io... Sì? Tu... Tu... Ninetta? Sì, mamma. Ecco. Ciao. Quando ero un bebè, 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 e tu prendevi il tè, 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 io sulle tue ginocchia, bam, 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 facevo un wen wen. Quando ero un bebè, 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 prendendo il latte, tè, 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 tè,
facendo uè un uè. Uè, uè, mi innamorai di te. Oh, mamma mia, che guaio. Sì, ninetto, ninetto, sì, di te, facendo uè un uè. Uè, uè, mi innamorai di te, ninetto, sì, sì, di te, mi innamorai, lo giuro. Bella, ninetta, viene dalla Svizzera. Ah, ecco qua. Prima della barba, dopo barba, sapone da bagno, profumo. Questa è buona. Per lui, for him, per lui, para elo, for him. Cioè per me, che ha i denti mastica. Beh? Bebè, quando ero un bebè, bebè, e tu prendevi il tè, 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 tè. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao. Io sulle tue ginocchia facevo un uè, uè. Ma Giovanni, uè. Che hai? Niente, che devo avere, niente. Ma come niente? Niente, vi dico. No, fratello mio, ti è successo qualche cosa. Pensate quello che volete, ma non mi è successo niente. Anzi, esco. Esci, e riposino. Vado fuori, ci si accorcia la vita a dormire sempre, uè, 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 uè. Ah, dimenticavo. Tra poco viene l'idraulico. L'idraulico? Sì, deve impiantare la doccia idromassaggi, così da domani resterà tutto il giorno in funzione. Idromassaggi? E che cos'è? La doccia con l'acqua a pressione, oh! Tutto il giorno? Già, tutto il giorno in funzione. Igiene, ragazze, igiene! Ciao, arrivederci. Mamma mia, quanto sei dura. Ciao, ciao. Arrivederci, pupe! Pupe! Sì, pupe! Non siete pazzi! Una stella cadente. Ho espresso un desiderio. Pure io. Sì, teoricamente il tuo ragionamento fila benissimo. Ma vediamo ora in pratica. Tu, la prova d'amore. La daresti a un uomo che te la chiede? La esigerei. Non sono così matta da legarmi per tutta la vita ad un uomo senza conoscerla a fondo. Ah, perfetto, benissimo. Allora, facciamola questa prova. Senza impegno, naturalmente. Che c'entra? Ah, lo vedi, ti tiri indietro, eh? No, non è che mi tiro indietro. È che non sono sicura che tu sia l'uomo fatto per me. Ma sei detto che lo saprai solo dopo. Uffa, Giovanni. Tu sei furba, ninetta. Ma pure tu. Sì. Io faccio un bagno. Ma se non hai il costume. Oh, è chiuso. Non fa niente, tanto è buio. Anzi, l'idea mi piace anche di più. Ma dimmi una cosa, tutte queste idee moderniste che te le hai messe in testa, dove le hai... Dove le hai imparate? In collegio. Ah, bel collegio. Vi insegnavano a fare l'amore? Perché? Ti pare un fatto secondario? Ninetta, ma di quale amore parli? Ah, quale amore? Di quello vero, il sesso. Shhh, non alzare la voce. Ma che fai? Guardi. Tanto è buio, no? L'hai detto tu. Allora, tu non lo fai. Sì, vengo pure io. Pure io sono pronto. Pronto pure io. Un minuto solo. Sto arrivando. Sto arrivando. Mamma mia, mamma mia. Il bagno nudo. Sapete che vi dico, è innamorato. Basta che lui vada una sola volta con una donna e tacchete, se ne innamora come un cretino. Pane perso, sempre gli stessi. E dici come dorme? In pigiama o in camicia da notte con le mutandine o senza? State diventando volgari. Avanti, dicelo. Asino. Ti sta cucinando a fuoco lento. Svegliati, lumacone. E se anche fosse, eh? Avete qualcosa di meglio da offrirmi, babbasona? Don Procopio Belgiorno ci porta questa sera da una tortorella che passò il guaio soltanto bella, sei giorni fa. Bella. Giovannino, soda. Sì. Come la pasta reale. Uno zucchero, un piacere mondiale. Vi saluto. Dove va? Avvocato? Avvocata! Avvocata!
dici a me? Vous êtes Giovanni, no? Sì. Je suis Françoise, l'ami di Ninetta. Ci siamo conosciuti l'altro giorno in via Etna. Ah, già! Ricorda? Ero, sì. Ma così sportiva mi pareva Miss Universo. Merci. Je suis tombée en panne avec ma lambretta. Non ho più benzina. Vous ne pouvez pas me trouver un taxi? Beh, l'accompagno io, Merci, al Continental. Merci, ça ne vous dérange pas? Ma che disturbo, si figuri. Piuttosto com'è che la lasciano così sola? Bien, je n'ai pas eu le temps de conoscere persona e domani je pars pour Londres. Ah, è un vero peccato. Questa, vede, non è una terra da prendere alla leggera. È un'isola tutta da godere. Infatti sono stordita. Trovo tutto così caldo, così eccitante. Andiamo? Oui. S'il vous plaît. Pronto? Ah, c'est toi. Non, pas encore, je suis un peu en retard. Oui, ça va, ça va. Je suis prête dans une minute. Ah, mais tu es en bas. Mais alors, monte. Oui, tu peux monter. Quatrième étage, chambre 10. À tout à l'heure. Chi è? Chi sale su? Perché? Come perché? Sei nuda a letto con un uomo e chiedi pure perché. Chi è? Tua madre, tua sorella, chi è? Ninetta. Come? Ninetta? Sì! Ninetta! Oh, Maria Santissima, pure Ninetta! Una sola, basta! Cose ripazze, cose ripazze! Questa morta tua! Che ride, che ride, cretina! Sì, sì, questa è una fucilata al buio, una fucilata al buio! Tradimento, tradimento! Muoia a mia sorella se ci ricasco! Non ti dimenticherò mai! La sinistra, dov'è la sinistra? Dove hai messo la sinistra? Guarda dove sta! Ride, ride, incosciente. Giovanni, che fai qui? E ora mi devi spiegare. Ma tu sei impazzito! Zitto! Queste sono le tue amiche di collegio. Incontra un uomo, le piace e se lo porta a letto come prendere il caffè. Dico, sei matto! Dovrei essere io a farti una scenata, invece... Non confondiamo, non confondiamo le idee. La tua sarebbe semplice gelosia. La mia invece è una questione di principio. Il collegio svizzero. Giovanni, io ti voglio bene e basta. E poi non ho fatto niente di niente. Non lo so! Sei rimasto all'epoca delle caverne, è inutile continuare. Vieni qua. Vieni qua, dove vai? Non fare scandali. Lasciami, se no grido. La verità ti fa paura, sei vero? Sei tu che fai paura. Mi sembra di vederti per la prima volta. Sei un mostro. Non così, torna indietro. Se te ne vai non mi vedrai più. Tanto di guadagnato. Ninetta! Ninetta! A posto l'ho messa, una volta per tutte. Non era cosa. Le femmine è pieno il mondo, pieno, a così. Guarda, guarda qua. Guarda questa che viene. Magnifiche, stupende. Fanno venire la vista i ciechi, fanno venire. Fermano gli orologi. Devi solo allungare la mano. Ma attenzione, quando il diavolo ti accarezza vuol dire che vuole l'anima. Sì, ma vedi com'è, sono complicate. Non sai mai come pigliarle, ti scappano dalle mani. L'uomo è poligamo. E tu sei fissa. Vuoi vero un bebè, 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 e tu prendevi te, bebè, bebè. Io sulle tue ginocchia, ratata, facevo wee. Non era ancora nato e ho visto te. Mi sono ritrovato in faccia a te. Vuoi vero un bebè, 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 e tu prendevi te.
almeno un bebè, 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 e tu prendevi il bebè, bebè, bebè. Io sulle tue ginocchia, ratata, e facevo un bebè. Quando ero un bebè, 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 prendevo da tete, 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 facendo we, 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 mi innamorai di te. Non era ancora nato, visto te. Sulle tue ginocchia la tata, facendo we we. Ora si brinda! Prendiamo! Alla libertà! Alla poligamia! Alle donne che danno tutto e non chiedono niente! Ma tu con Ninetta ci torneresti? Nemmeno per un milione! Nemmeno per divertirti! Per passatempo sì, ma per una volta sola, forse due! Uomo! Per fare fesso Giovanni Percolla ci vuole altro che la scuola svizzera! Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento si avvicinarono a Gesù i farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il creatore dell'uomo dal principio li fece maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e i due diventeranno una sola carne. Dunque l'uomo non separi quello che Dio ha unito. Lode a te, oh Signore. Se uomo dice di no. Antonietta Marconella, vuoi prendere in tuo legittimo sposo Giovanni Percolla qui presente secondo il rito della Santa Madre Chiesa? Sì. Giovanni Percolla, Giovanni Percolla, Giovanni Percolla, vuoi prendere in tua legittima sposa Antonietta Marconella qui presente secondo il rito della Santa Madre Chiesa? Sì. Me ne vado. Vado molto lontano. Datevi la mano. Ego coniungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 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 Forse un cane. E Rosalba Pettinato si innamorò di Giovannino all'età di 8 anni. Professore, e ancora lo pensava. Vada, professore. Eh? Questa è la compagna della tua vita. In guerra i soldati, prima di uscire dalla trincea, mi venivano a dire: mia moglie è buona, mia moglie è bella, mia moglie è santa. Ecco che cosa mi dicevano i soldati prima di affrontare la morte. Ricordalo, professore. Ma perché lo chiama professore? Le mogli sono sante e vanno protette, difese ed amate. Ricordalo bene, professore, e vada a te. Andate, cari, andate, sposi novelli. Che bello! Non ci andare a Milano, pianto, Giovanni, vado. Tu sei un tipo reumatico. Ma che c'entra? A Milano riscaldano le strade, le piazze. A Milano farà una carriera sensazionale. Il freddo non esiste, Giovanni, a Milano. È Giovanni, organizzato, la casa, il lavoro. Scusa, Giovanni, finestra. Ascoltami. Giovanni. Ah, la gamba! Scusa, Giovanni, diventerà un grande industriale. Ninetta, la maglia di Milano, ciao. Fagli mettere! Ciao! 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 Ciao!
stato quando bella. Io ero in età da marito, scoppiò la seconda guerra mondiale. Eri molto graziosa al tempo della guerra. Le ragazze di quel tempo vennero a mancare tra morti, prigionieri, dispersi e feriti. Qualche milione di possibilità da marito. È una bella cifra. Signorine, signorine, ora non ho più nessuno da servire in casa vostra. Mi ritiro. No. Su, su, Giovanni, devi proprio alzarti, sono le 9:30. Ancora 5 minuti. Giovanni, su, non fare il bambino. Siamo a Milano, Giovanni, non a Catania. Non puoi andare in ufficio a mezzogiorno. Chi è? Mentre ti fai la barba, ti preparo la colazione. Milano. Ah, brr, che freddo! Basta! Ti fa bene! Bebè, bebè, Matteo è un bebè. Giovanni, oggi è il 21, è il tuo giorno favorevole. Se lo dici te. Guancia sinistra. Ah, sta bronzatura. Non lo dico io, lo dice Marte, che intrigono col tuo sole. Con la nebbia, cioè il sole di Milano. Gli occhiali, Giovanni, sempre gli occhiali. Oh, guancia destra. Ne ho bisogno solo per leggere, Ninetta. Non importa, ti danno autorità. L'hanno detto tutti, lo zio, il nonno, il prozio della banca. Se sei nella holding numero 5 d'Italia, lo devi proprio a loro che ti hanno preparato tutto. Presto sarò. Dove? Nella holding numero 4. Certo, ne sono convinta. Ho mille idee in testa, vedrai un sacco Bravo, di cose così nuove. Così mi piaci. Ricordati che sei un genio. A Catania dormiva un genio e io l'ho svegliato. Signora? Ma cosa c'è, l'eclissi? Eh? Quale eclissi? Buon lavoro, ciao! Ma non sarà mica pazza, mi fa alzare all'alba. Boh. È vita. Una vita piena di luce e un costante incontro con la Osram. Ovunque, per ogni esigenza di luce, lampade Osram. Sì, sì, la luce è vita, ma qui a Milano è sempre notte. Ah, la corsia, devo cambiarla. Catania, bestia! Terundum lendelung! Nervi a posto, Milano, mala minchiata! Quinto non uccidere per sciocchezzuole, fare i soldi, cambiare la targa. Torna al tuo paese! El Benor, Senafe! Se lei continua a pungermi il sederino con il clacson, io non parto. Perché parto al verde io. Ma vada, vada, non mi conti delle palle lei. Non lo vede il verde? E allora vado avanti, mi tamponi. Così se lo ricorda questo verde. Beh no, caro signore, qui siamo a Milano. E a Milano si lavora. Se lei è milanese, io sono siciliano. E ammazzo! A posto. Ah.
E così, cari telespettatori, vi abbiamo dimostrato che gli aggiornamenti nell'industria moderna sono fattori importantissimi ai fini produttivistici. Ecco qui a noi l'avvocato Percola. Ci scusi un istante, avvocato Percola, senta, questa bellissima idea dei pattini è sua? Sui pattini il dipendente ha un ritorno all'infanzia, si diverte e non ha la sensazione di lavorare, ottenendo un risultato straordinario. Infatti il costo di gestione settimanale è sceso del 15%. Del 15%, sì. Quindi possiamo dire che questo fatto, che è un fatto psicologico, ha indubbiamente dei riflessi sul costo e sulla gestione. Certo, si cresce, si diventa grandi, ma si rimane sempre dei bambini. Chiedetelo alle donne. Grazie. Prego, grazie, le pare. Grazie. She was looking very sweet and I had to call her mine. Fiorella, with the umbrella. Buonasera. Oh, carissimo Percolla. Stefania. Che belli, vestiti uguali. Come sta? Come stai? Bene, bene, bene. Sei un amore. L'ho vista in televisione. Su, venite a bere qualche cosa. No. Sì, ti trovo bene, sai. Che bravo. Siete proprio carini. Il Valsacchi si è dovuto ritirare nella stanza degli ospiti al buio. Il solito attacco di allergia. Oh, mi dispiace, poverino. Mia cara Ninetta. Oh, ciao, come stai? Però mica male questa casetta di campagna, non lontana dal centro. Scusi. Wanda, l'avvocato Percolla. Ci vediamo. Certo, certo. È l'attuale schiava del Valsacchi. Ah. Ho visto dall'alto, questo salone dovrebbe avere un bellissimo colpo d'occhio, proprio molto bello. Che mano secentesca, Bernignana. Una mano barocca. Barocco per barocco. Come dici? Che anche a Milano il barocco non manca. Davvero non va bere qualcosa al bar? Come no, volentieri. Tanino, mi puoi accompagnare di sopra? Tanino. Sì, cara. Buon appetito. Una serata deliziosa. Sì, veramente indimenticabile, champagne. Ma lei, scusi, è milanese? No, sono siciliano. Ah, a casa, no, subito. Che fai? Sei geloso, non conosci le regole del gioco. Oggi le coppie si scambiano i mariti e le mogli per rinnovarsi. Rinnovarsi che vuol dire? Raccogliere le corna da terra per mettersene in testa? Non ci sto, per me le corna sono sempre corna. €2.100.000, €2.200.000, aggiudicato, complimenti. Passiamo al numero 8 del catalogo, una delle opere più riuscite del Baffi ultima maniera. Titolo dell'opera, L'infinito, datato e firmato a Tergo. Un'opera stupenda, come potete vedere, ispirata all'apoftegma di Baudelaire, L'infinito è una punta di laniante. Il prezzo di partenza di quest'opera eccezionale è stato fissato in sole 800.000 lire. Bene, confermato per 800.000 lire. Il Valsacchi si è convertito all'arte moderna. €1.000.000. Il signore offre benissimo €1.000.000. €1.000.000 per chi ancora non si è reso conto. €2.000.000 per questo stupendo infinito, la cui profonda bellezza è pari alla semplicità della sua concezione. €4.000.000? Sì, io ho detto bene, €4.000.000. Non esageri, sei diventato matto. Volevo dire più 400. Fallo vedere ai signori. La più pura creazione di uno dei grandi maestri dell'arte contemporanea. €4.100.000. €5.000.000. €4.200.000. €5.000.000. Siamo a €5.000.000, signori. C'è qualcuno che offre di più? €5.100.000? €5.200.000? €5.200.000. Come ho già detto, si tratta di un'opera di grandissimo pregio. C'è qualcuno che offre di più? Signori, vado a concludere. €5.201.000, €5.202.000, aggiudicato. Complimenti, signor Percolla. Grazie, commendator Percolla. Avvocato, soltanto avvocato.
Lo champagne è freddo, giusto. Benissimo, grazie. Appena la signora Ninetta rientra, porta subito la cena. Rispondi a tutti che siamo usciti. Voi mangiate, bevete e andate a letto. Sai, Dario, che è una moglie veramente carina. La signora Ninetta è la più bella di Milano. Sì, la più bella, grazie. E la più elegante. Già. Ah, Vittorio Valsacchi si interessa alle piante crittogame. Cosa fai a letto? Che ti sei messo in testa? Un capolavoro. Spogliati e vieni qua vicino a me. Ho preparato una serata tutta per noi, su. No, signore, una doccia fredda per svegliarti e poi ti vesti. Eh? Siamo nel palco dei miliardi alla Scala. La Scala? Pensa. Ah! Colpo di fulmine dal parrucchiere, ho conquistato la contessa Valenti. No. E poi c'è la cultura, Monteverdi. Giuseppe Verdi. Ma no, Claudio. Giovanni, Giovanni! Eccomi, tesoro, che c'è? Guarda la TV, c'è il tuo ministro. Appoggiala, infila gli pantaloni. I vari settori dell'economia ascendeva a 21.200 miliardi di lire, con un incremento medio annuale di circa 3.500 miliardi. Il secondo mutamento strutturale è l'adattamento del debito. Scusi, soffro anch'io, sollettico. Nel 1958 il totale dei titoli in circolazione ammontava a 8.179 miliardi. Alla fine del 1964 esso era salito a 11.709 miliardi, ai quali 5.122 a reddito fisso. Il debito a lungo termine delle imprese pubbliche e private e della pubblica amministrazione è aumentato di 10.506 miliardi. Dario, la bilancia! Dario, la bilancia! 59.964. La quota con Giovanni, alzi presso piedi. Le famiglie e le imprese. Tu vai a prendere il corno, tu i gemelli. Oh, i polsini. È stata di 7.372. Benissimo, sei quasi a posto. Tra una settimana sarai perfetto. Ah, bene, bene, interessante. Ha trovato sbocco nei. Ho perso 5 kg, ecco perché mi sento cascare a pezzi. I pulsit, subito i pulsit. Duele il corno, ma che pulsit, ma che pulsit. Duele il corno, la Scala, bella roba. Tiwi, te vis, te vis che pignata la semisincu che l'ha amata lì. Incredibile. Ah, tel chi? Niente vino, solo minerale. Ma sono calato 5 kg. Ciusca. Ciusca, sono ciusca. Tanti, avvocato. Giovanni, vitamine. A, B, E, B, 12, B, 21, F, H, fosforo, calcio, stronzio. Caso Percolla. L'avvocato Percolla è uscito. Strichinina. Tu cosa ne dici da strichinina? Sopravvivrò? Agli ordini, signor Don Giovanni. Tina! Amore, hai preso le vitamine? Sì, le ho prese. Bravo, bravo. Ecco, firma gli assegni. No. Oggi è venerdì, non firmo niente. Allora domani. Lunedì, forse. Buonasera, signori. Buonasera. Buonasera. Buonanotte. Che c'è? Ho gli occhi stanchi, metto un po' di collirio. Andiamo, tesoro. Yes, I'll have a meeting as soon as possible. The deal is magnifico, sta sicuro. Fottete in, giannuzzo, mi mangio quattro fila. In 2-3 weeks the conclusion. Positive. Yes, addio, bye bye. Sì, grazie. Parlato con New York. È il tipo ideale per chi ha dei bambini o dei cani. No, non ne ho. Per adesso prendo il coupé. Ecco, signora, prego, grazie. Si accomodi. Posso averla domani? Torna mio marito. Certo, signora, può partire anche subito se vuole. Ha la targa in prova. Bene. Signore, signore. Che c'è? Siamo a New York? No, veniamo da New York, siamo a Milano. Ah, già, grazie, grazie. Thank you.
Chi è? Chi sei? Cosa succede a quest'ora? Chi sei? Che ci fa lei nel mio letto? Ma lei chi è? Ninetta! Dov'è Ninetta? Ninetta! Dov'è? Ninetta! Amore, sei tornato in anticipo. Che ci fa lui qui? Professore. Ninetta, ora non potrò più riaddormentarmi. Oh, sono mortificata, professore, mi spiace. Non potevo prevedere. Mio marito Giovanni, il professor Rosario. Piacere, piacere. Sì, sì. E adesso andate, buonanotte. Dorma bene, professore, mi raccomando, buonanotte. Ma chi è quello? Si può sapere? È il futuro premio Nobel per la poesia. È il professor Rosari, l'amico di Balzac. Ah, già, è il professor Rosari. Ma perché l'ha messo nel nostro letto? Il Dalai Lama gli ha detto che deve dormire con la testa al nord, verso il polo magnetico. Si è portato pure la bussola. Non scherzare, ti prego. Piuttosto ce l'hai fatta. Se ce l'ho fatta. Prova ad aprire, prova. Così, così c'ero il contratto, così. Gli faccio vedere io a questi milanesi che è Don Giovanni per colla. Sicuro. Bravo. Pure Valsacchi metterò sotto. L'afferro per le corna così. Fermo, fermo, giù, giù. Minuzza. Chi è? Sì, professore. Se non gli leggo una poesia non si riaddormenta. Eh? Pure le poesie. È un genio. Un minuto, vado e torno. Aspetta, dove vai così tutta nuda? Dai qua, ci vado io. Che cos'è? I canti pisani. Mo. Sì, sì, pochi versi bastano. Crolla subito. Fai presto, ti aspetto. Faccio prestissimo. Vengo, vengo! Oh, Ninuzza, quanto sei bella. Stasera ci sposiamo. Torno subito. Dov'è Ninetta? Sono io, Ninetta. Ah, bravo. D'Annunzio abita qui? Disse la signora americana che è Yage. Io non lo so, disse la vecchia veneziana. Questa lampada è per la Vergine. Vado avanti? Non combattere, disse Giovanna. E intendeva non ammazzarti di lavoro. Arachine che mi porta fortuna. Atena ti offende? Fissa di Kei. E la farfalla se n'è uscita. Per il foro del fumo. Patrizia, cerchi una scusa, annulli l'appuntamento col grande ufficiale alla Pria. Ho un impegno inderogabile. Ma è la seconda volta, avvocato. Patrizia, è inderogabile. Buongiorno. Buongiorno. Sera bus. Ciao, cane, che dai alla poggia. Il no tira. No, così no, Tocca a me tiro io e faccio voce al volo. Voce al volo, dopo 20 giorni fa voce al volo con Gazzetti. E non ci vengo dal Balzacchi, che 15 anni che conosce questo capo a memoria. Ma mi faccia piacere. Se non sbaglio, non imparo, caro Mantegazza. Lei lui che me la dite, lei lui. Ma non stasera. Al sabato sera, no, Chi è il macellar? Che lei dì anche me sta al pelo. È roba personale. Dammi la voce che fumi la partita. Ma Luigi, ormai la partita l'hai persa. La forza è mia, lasci stare, dammi il giudice. Poi questo tiro però lo senti, non lo senti, sia forza. Ma cosa fa con quel piede lì? Gliel'ho detto mille volte. Se lei mi parte in faccia, buonasera. Insomma, la tiriamo sta boccia, sì o no? Che rigano piedi di scatole. Sì, ma rotti falli. Se fosse Giaccherini lascerà in giro la voce. Vabbè, partito Rihanna, mette il conto. Se non gli ho capito, mi fai riparare e te la grappa che ne viro come vero. No, capo. Su me cosa dici?
Queste cose non sono mai fortuna. Lo sai per dirvi che l'avvocato c'ha un dono. Wanda, guarda se sono due o tre i punti. Bella. Dove hai imparato a giocare? A Catania. A Catania no. Lei ha la mano qui del Belvedere. Già, del Mantegazza per essere precisi. Sì, quello è bravo. Eh sì. Ma perché ci teneva tanto a giocare con me? Era l'unico modo per perdere 4 milioni, pare. Quelli li perde sicuro. Ma mi dia un po' la boccia, la rimetto su di punti. Se no perde i milioni troppo presto e non ci divertiamo più. Ah. Ecco qui. Quattro punti a percolla, forte quello. Grazie. Prego. Ha le gambe corte, il sedere circasso. E senza collo. A 20 anni ha tutti i denti rifatti. Ma piace agli uomini. Porca lei, porci loro. Tutti d'accordo. Oh, Wanda, non ti ho mai vista così in forma. Per forza, tutti mi vogliono male. Senti una cosa. Prego. No, grazie, grazie. Insomma, stanni netti. A me sembra nevrotica. È nevrotica perché non ci sei stato a letto. Corta. Lunga. No, professore, no, eh? Non apro bocca se non vedo uscire la palla dalla tua mano. Mi devi dare 8. Ma sì, porto le mutande col buco. In California. Oh, che barba. Partita. Partita, ho perso, grazie. Che bello! Ho vinto 4 milioni, me li dia subito, Giovanni! Certo! Ah, che bello! Però che bello. Bisogna berci sopra! Wanda Kuss Macker. O U S S M A K E R. Ah, ecco fatto. Eccola, calda, forte, virile. La famosa mano barocca. Non dire stupidaggini, Wanda. Grazie. Mi fanno proprio comodo. Confettini, beccata la sera. Fate presto un'altra partita, mi raccomando. È proprio un bel barocco. Andiamo a vedere questo modello di montagna. Venite a vederle, ragazzi. Andiamo subito. Dai, andiamo. La salute di Wanda. 4 milioni oggi, 4 domani. Ma che lavoro. Wanda. Stai facendo vedere alle mie amiche le mutande americane. Quelle col buco. Che noioso. Non sapere che ti vogliamo troppo bene. Caro Vittorio, se le donne non sono sceme, non divertono. Vi dirò, in tutta la mia vita mi sarò divertito sì e no un paio di volte. Ma no. Bene, la prossima partita le lascerò tirare tutte le bocce. Allora quando mi darà la rivincita? India, Bangkok, Tahiti. Ecco, tra un anno. È un viaggio un po' lungo. Buonasera.
Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonanotte. Buonanotte. Il servizio, mi raccomando. Fortuna, Vittorio. Quando... Gioca bene. Sì? Gli ordini sono stati ricevuti. Riferirò all'avvocato. Prima del 15 il consiglio di amministrazione non si riunisce. Abbia la Pronto? Di fra qui parla no, non posso la mano barocca. Che fai? Bevo succo di pompelo. Perché mi chiami all'alba? Volevo chiederti se venivi con me in Brianza. A far cosa in Brianza? Cercare funghi? Che funghi? C'è una donata dei miliardari. Ce ne ho già uno in casa. Ma chi sono gli altri? Ah, non me lo vuoi dire? Allora che fai? Vieni? Figurati, ho ancora tutti i bauli da preparare. E poi i Caraibi. E vuol vedere anche l'isola di Pasqua. Ciao. Ciao. Buongiorno, signori. Buongiorno. Mamma mia, che freddo. Giovanni, ma dove m'hai portato? Io volevo stare a Milano. La macchina è in garage. Sta buono, Muscara. Avvocato Percolla. Ah, sì, l'aspettavamo. 120-121. Grazie. Giovanni, ma questo è un deserto. Non c'è nessuno. Ma no, non ti preoccupare. Lasciami fare sta tavola rotonda. E io che faccio? Stai al bar, ti riposi, fai un giretto. Che ne so. Ma non conosco poi stasera, nessuno. Follie, follie. E torno fuori. Facciamo un saltino in Svizzera. All'estero. Come la vuoi, francese, danese, polacca, come la vuoi. Come? Basta che sia firmena. Ti consiglio di farti lo zabaglione. Ma che scherzi, a me basta un uovo per farmi perdere il controllo. Mi butto pure sulla vecchia. Ah, vero, vero, vero. A più tardi. Ciao. Per favore. Prego. Lei ha indirizzi, telefoni rapidi. Come dice, scusi, signore? Un punto e mezzo. Bene. Signora, signori, tocca a me l'onore. Quale decano dell'industria alimentare nazionale di aprire i lavori di questa prima tavola rotonda sulla civiltà dei succedanei. Do la parola all'avvocato Pecorella. Percolla, più che di civiltà direi che si tratta di una vera rivoluzione. La sezione chimica del nostro gruppo si è assicurata l'esclusività di un prodotto che ha del prodigioso. Avvocato Percolla al telefono. Scusate. Prego. Grazie. Avvocato Percolla. Ciao tesoro, sono Wanda. Sono in una stanza proprio sopra te. Ti interessa sapere il numero? Sì, anzi sono... Vado subito. Certo, onorevole, subito. Sono stata portata qui da una forza magica. Sai quelle cose così? Poi da un giorno all'altro io parto. Hai capito bene? Capisco, capisco. La cosa è urgente. Stia tranquillo. Pianta subito tutto e raggiungimi al 220. Bene, bene. Signori, scusate, vado a parlare in cabina. Ma proprio ora. Il dottor Giorgini vi leggerà la relazione preliminare intanto. Fra 10 anni la mortalità per inedia raggiungerà un'incidenza annua del 31,83%, pari a circa 500 milioni di decessi sulla totalità della popolazione mondiale. I nostri figli, i nostri nipoti ci chiederanno che cosa abbiamo fatto per limitare la portata di questo sterminio. Cerere piange, signori. Si può sapere chi è la bionda che è arrivata poco fa? Ma non lo so, non... Con chi sta? Chi la mantiene, eh? Ma non... Me la chiami al telefono. Ma non è possibile, signore. Ragazzo, mancia. Grazie, signore. Wanda! Wanda, Wanda, Wanda! Sei fantastica, unica, la regina del sesso, la più bella.
Qui siamo noi due, soli, in Brianza, sul lago, con la tavola rotonda sotto. Che hai? Sei nervoso? No, no, niente, perché? È che sei troppo perfetta, ecco il tuo difetto gravissimo. Sei troppo lavata, sterilizzata, profumata, troppo bella. E come faccio? Perché non fai del relax? Relax? Un pochino, con sì. me, sul letto. Sì, 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 è un'idea, sì. Ma come? Ti rimetti la giacca adesso? No, volevo aggiornare il congresso, ma... Ma lasciali chiacchierare. Sì, sì. Ah, sì, così, carezzami là, così mi piace. Insisti con l'orecchio, sì. Ah, che bello. Che amore che sei. E come sei bella lunga, tutta piena. Allora vieni. Due minuti. Vado ad aggiornare il congresso. Non ti muovere, eh? Vai, vai. Tutto bene, prepariamo uno zabaglione. Subito, avvocato. Ma che? Niente, niente, a fra poco, non ti muovere, a fra poco. Ah, ho capito bene, ha detto zabaglione. Sì, zabaglione. Ah. Desidero precisare a questo punto il fattore più importante. Infatti, le percentuali costi-ricavi sono quantità incomparabili, poiché la materia base è... Una semplicissima pianta crittogama. La dimostrazione dei fatti è là. Se volete accomodarvi. Prego. Interessante. 30 secondi per l'espansione e la cottura, non di più. Altrimenti subisce una metamorfosi secondaria, diventa gomma piuma. Avanti, assaggiate, prego, assaggiate. Prego, signore. Grazie. Troppo, troppo. Solo un pezzetto. Straordinaria, no? Lei cosa ne dice? Non le sembra più saporita del filetto, signor Presidente? Eh? Tale quale, lo stesso sapore. E poi più vitaminica, più sostanziosa. È migliore della carne vera. Già. Signori e signora, il costo di produzione di questa carne è di... Signora, 25 lire al chilo e senza osso. 25 lire al chilo? 25. Con te. Lasci fare. Il prezzo di mercato sarà di lire 2000 al chilo. Giusto, mi sembra un bravo. Assolutamente equo, è un affare di prestissimo ordine. Signor Presidente, scusi, io vado a telefonare a New York. Sì, faccia pure, grazie. Caro Pecorella. Va tutto bene. Un trionfo. Un vero trionfo. Se quelli della tavola rotonda sapessero che sono qua con la più bella donna del mondo. Ti ho preso e questa volta non ti lascio scappare. Bella sta vestaglia. Chi te l'ha data? Dal Sacchi, eh? Belle pure queste. E queste chi te le ha date?
Tua madre, vero? Sì, sì. Ah, sì, come mi sento bene, chiaro, preciso. E guarda adesso cosa ti faccio. Questo non lo faccio nemmeno a Ninetta. No, no, nemmeno a lei lo faccio. Solo a te, solo a te. Amanda. Sei matto. Ma Giovanni, che fai? Mi metto in posizione yoga. Non puoi immaginare il piacere di prendere in giro tutti, di far aspettare il presidente. Ecco, ora sono relax. Un profitto del 2000%. Allora, è proprio vero. Non ti piaccio. Non mi piaci? Ma cosa stai dicendo? Io non ti capisco proprio, sai. Non ti capisco per niente, Io conosco un bravissimo dottore, sai. Un genio. A me, Giovanni Percolla. Siculo, Don Giovanni. Vanda, Vanda. Vado a chiudere la tavola rotonda, a chiudere il congresso. Poi stanotte, nel silenzio di questo lago. Ciao, Vanda. Voglio sapere soltanto il numero della stanza. 220. Ma avanti! Grazie. Grazie. Bravo, avvocato. Lei ha veramente la stoffa del capitano d'industria. D'industria, da oggi lei è socio del circolo Nord-Sud. Nord-Sud, sono certo. Queste le vere forze complementari, certo, che sostengono, esatto, l'economia. Bravo. Grazie. Valsacchi, quando tornerà dal giro del mondo, troverà pane per i suoi denti. Lei mi capisce? Bene, allora io vado a telefonare per agganciare il gruppo di Madrid. A telefonare, io aggancio. Vado pure a canci, e sì, agganci. Tanto riprendiamo i lavori fra un'ora. Presidente, possiamo essere soddisfatti. Abbiamo trovato l'uomo nuovo, l'uomo che ci voleva. Io mi trattengo fino a domani, non ci sono per nessuno, eh? Bene, avvocato. Sì, grazie. Che è? Che fu? Bene, vidi, bici, è Fish Giovanni! Mi racconti, che dici? La femmina più bella del mondo, né grassa né magra, bionda, raffinata, profumata come una svedese. Come una svedese? Grande vittoria, Giovanni. In un lampo. Dove? Quando? Ora, qui, in questo momento. Vista e conosciuta. Un vero boom milanese. Oh. Non so cosa faccia in quest'albergo e non lo voglio sapere. Trovati una ragazza per questa sera, perché per me la cosa avrà un seguito. E chi ci torna più laggiù? Tu che lo puoi. Trovami un posto a Milano e io giuro che non riparto. Cose da pazzi. Tu me l'avevi predetto. E io non ci volevo credere. Un mago sei, un mago, Giovanni. Senti il suo profumo, senti. Senti, ce l'ho tutto addosso. E chi si lava più? Credo che la sposerò. Chi è? Ti posso dire soltanto il suo nome. Vanda. Muscara.
Io sono un uomo finito. Sono un uomo finito. Sono felice, felice. Mi innalzo tra le nuvole. Sono leggero come una farfalla. Sono esaurito, marcio. Mi hanno ridotto male. Io devo andare via subito. Devo andare via subito. Addio, Muscarà. Ma che dici? Che vuol dire addio? Che ti saluto. Avvocato è il suo zabaglione. Ah, sì, grazie, grazie. Te. Ma perché corri tanto? Lo so io, Ninetta. Ma dove stiamo andando? Lo so io. Vorrei saperlo anch'io. Mi hai fatto uscire con un soprabito e un paio di mocassini vecchi. E poi Rosari, là, solo in casa. C'è Dario e Tina che lo ingrassano da mattina a sera. Sta tranquilla che non scappa. Cosa ti è successo? Lo so io. Barbara, l'accesa! Dammi! E pigliala bene sta cosa! Oh, signorino Giovanni, ci piace tanto la salsiccia! Un'anticchia di pepe! Proprio un'anticchia! Un'anticchia di cipolla! Un rosmarino non ci metti! La pignolata! E una fetta di cucuzza tagliata fina. Come se sta picchiare un pane casareccio. A io non ci piace, sai. Pure a suo padre ci piaceva tanto. Io me ne torno all'ospizio. Restare contente di mia. Tutto benissimo. 100 anni di salute. Grazie. O signore t'aiuta e stai tranquilla. Voscenza benedica. Vieni, Filomena, vieni, cara. T'accompagniamo. No, non c'è ma che c'entra? T'accompagno io. Vieni, 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 vieni. Chi sarà? Ma? A quest'ora. È arrivata Ninetta! Oh, Ninetta. Scusate se non ho pranzato con voi. Ciao. Mi volevano a casa. Che cosa avete fatto? Pranzettino. Per Giovanni. Oh, vieni, cara, siediti. Vuoi un caffè? No, grazie. Tanti saluti da papà e mamma. Grazie, grazie tante. Dov'è Giovanni? Di là, che fa il riposino. Vado a svegliarlo. Aspetta, è andato ora. Suonarono appena le 2:30, sai? Sì, va bene, va bene. Questo è il sonno. E che vino. Pensa, non ho nemmeno l'ombra del mal di testa. Niente. E tu? Tu sei la moglie. Sì. Che ore saranno? Ma non lo so. Aspetta, faccio entrare un po' di sole. Oh, ma è notte! È notte!
Acqua di ciumi, sonnoli da brazza freschi di maga. Io sogno un persico che ci spurpi la vita, ci spurpi. Dov'è? In giardino. No, è qui dentro, dietro l'armadio. È sempre stato lì. Ma che dici? Quello che ricordi tu sarà morto ormai. Vabbè, sarà il nipote, canta tale quale. Milano. Milano. Milano può aspettare.